Ti Regger, io sono Kant e ben ritrovati sul mio canale YouTube. Il video di oggi sarà un unboxing al quale tengo particolarmente. Infatti mi è finalmente arrivato anche a me Discord 200, il box set della Discord, che raccoglie i primi 6-7 pollici, e forse anche una sorpresa, usciti appunto per l'etichetta di Washington. Arrivo colpevolmente tardi su questo box set, in quanto inizialmente era disponibile solo su pre-order. Fu aperto un pre-order dall'11 maggio all'11 giugno 2021, nel quale loro raccoglievano gli ordini, dopodiché sarebbero andati in stampa. L'unica cosa è che se ne poteva prendere solamente uno per l'ordine, e quindi questo rendeva impossibile gli ordini cumulativi che magari potevi fare con i tuoi amici, mezzare le grosse spese di spedizione che ci sono per gli Stati Uniti. E inoltre si sapeva già che i tempi sarebbero stati alquanto biblici, perché prima raccoglievano appunto gli ordini, poi andavano in stampa. E infatti il pre-order è stato appunto aperto tra maggio e giugno 2021, e dopodiché i box set sono stati spediti nel marzo 2022. Questo mi aveva fatto inizialmente desistere, dopodiché quando ho visto che i box set cominciavano ad arrivare ai miei amici, alle persone che conoscevo, mi sono un po' mangiato le mani e l'avevo preso un po' come un'occasione persa. Dopodiché fortunatamente il mio angelo custode Simo, grazie mille Beth, mi ha avvertito che sulla loro pagina Facebook la Discord aveva fatto un post nel quale diceva: abbiamo qualche centinaio di box set ancora disponibile, chi lo volesse prendere ci scriva. I primi che scrivono sono i primi che lo riceveranno. Timo mi ha mandato il messaggio in tempo reale, io gli ho scritto dopo un minuto, e nel giro di qualche mail ci siamo accordati sulla spedizione, PayPal. Tra l'altro il servizio, quello di Discord, è efficientissimo. Meno di un mese da quando gli ho mandato il pagamento, ecco qua a casa che ho finalmente la mia copia del box set Discord. Allora, questo ragazzi sarà un video unboxing dove farò vedere appunto il contenuto del box set, i dischi, i colori e tutto quanto. Non mi soffermerò sulla parte artistica dei dischi, però ammetto che mi piacerebbe molto fare una playlist nella quale parlerò singolarmente di ciascuno di questi 6 dischi, quindi magari questo può essere l'inizio di un percorso. Fammi sapere anche te nei commenti se ti può interessare questo progetto, ma è un progetto d'archivio da tenere qua sul canale. Naturalmente questi video non verranno realizzati in un mese, in due mesi, ne farò uno ogni tanto e li metterò in questa playlist in modo che rimangano qua sul canale, non ne posso fruire quando vuole, anche perché questi dischi sono usciti tra il 79 e l'80, quindi di sicuro non abbiamo fretta per questi contenuti. Dai, andiamo all'unboxing vero e proprio, che mi è arrivato oggi questo pacco e ho la smania di aprirlo. Allora, primissima chicca già nel packaging col quale è stato spedito. Infatti il cartone riporta la scritta Discord 200, è questa la 200esima uscita della Discord. Questo l'avranno verificato loro, che sicuramente l'avranno contate. E quindi bellissimo anche il packaging. Come al solito quelli delle poste hanno provato ad ammaccarmi il pacco, ma non ci sono riusciti benissimo, quindi buon per me. L'unica cosa è che mi toccherà tenere da parte anche il cartone, perché il cartone con scritto Discord 200 lo voglio mantenere. Dai, andiamo ad aprire. Oggi col coltello ci vado più delicato del solito. So che quello che ho in mano ha un determinato valore. Allora, l'apertura, seconda chicca. In un verso e nell'altro ci sono i ringraziamenti. Thank you, thank you. Non c'è di che, Discord. Ed eccolo qua il box set. Bello de Cristo. Allora, in copertina c'è rappresentato l'edificio a Washington dove ha sede la Discord. Sul lato First Six Records, anche sull'altro, anche sull'altro e anche sull'altro. Sul retro questa bellissima foto scattata all'interno della Discord Records, First Six Records, anche se ci sarà un disco bonus del quale accennerò velocemente. E qui c'è anche l'indirizzo, e se siete a Washington andate a farvi un salto. Quello qui, adesso che l'ho aperto, si vede ancora meglio. C'è la scritta Discord First Six Record in sovraimpressione sulla foto. È trasparente, ma dal vivo si vede piuttosto bene, ma credo si riesca a vedere bene anche da video. Cazzo ragazzi, che bello che è! Allora, apriamo.
un po' di plastica isolante, booklet di 12 pagine con all'interno foto, i dettagli di ogni disco che è stato ristampato, con le tirature e le prime, i primi pressing. Per esempio i dettagli del primo EP dei Minor Threat, sono state fatte 5.000 copie in 4 pressing, la prima Red Cover, Yellow Label, eccetera. Tutte le indicazioni per noi smanettoni che ci piacciono tanto tanto. Una lettera della Discord Records firmata da Ian e Jeff, la quale andrò a leggere adesso. Questo è il primo unboxing, quindi per il momento sorvoliamo. Poi le immagini dei test pressing di questi dischi, delle foto che li ritraggono nei loro uffici, altre foto, il retro della casa. Ah, ogni disco per questa ristampa è stato rimasterizzato. Andiamo ai dischi. Ok, la sorpresa a sto punto credo che l'abbiano messa in fondo, quindi l'ordine cronologico vedrete che è stato in qualche modo sballato, anche se è corretto. The Teen Idols, Minor Disturbance, il loro primissimo EP, Discord Number 1. Tutti i dischi sono stati ristampati con le grafiche fedeli a quelle originali, in cui vediamo la copertina. Retro, vinile color nero, eccolo qui, e questo è l'inserto. Cazzo quanto erano giovani! Andiamo avanti col secondo disco, SOA, State of Alert, famosi per essere la band pre-Black Flag di Harry Rollins. Infatti vediamo qua nel retro tra i credit Harry Garfield, che è il suo vero nome, alla voce, e lo potete vedere benissimo anche qua in copertina. No Policy EP, in un 7 pollici stavano 10 pezzi e proprio alla grandissima. Questo comunque il retro. Questo vinile invece colorato, verde, un clear green, verde trasparente, con la label rossa. Naturalmente c'è scritto Discord Number 2. Questo il vinile, eccolo qua. Tra l'altro vedo già qua che c'è un messaggio scritto Jay, we miss you, su un lato che sull'altro. Andiamo a vedere l'inserto, questo molto più minimal, solamente un foglio A4 con tutti i testi e i credits, stampati su un cartoncino abbastanza leggero. Terzo disco, Regas, che ve lo dico a fare, il primo EP dei Minor Threat, con copertina rossa. Qui non c'è scritto sulla cover Discord Number 3, ma semplicemente Discord, ecco qua. Ah, guarda, c'è scritto qua nel retro, Discord Number 3. Questo è il retro, cartoncino opaco. Andiamo a vedere il disco, vinile nero con label gialla. Inserto, eccolo qua. Vecchio bellone che Brian Baker, che qua suona il basso, ma sempre detto essere uno dei miei chitarristi preferiti della vita. Disco numero 4, Government Issues, Legless Bull. Ecco la cover. Discord Number 4, scritto sia qua che sul retro. Eccovi il retro, disco nero con label, qui sembra bianca ma credo che sia un verde molto molto chiaro. Anche qui un messaggio all'interno del vinile, Stepping Stone to Death. Guardiamo l'inserto, eccolo qua, anche questo molto molto minimal, sul solito cartoncino. Non so che formato sia questo foglio, è una 4 un po' più oblungo. Disco numero 5, In My Eyes, The Minor Threat, copertina assolutamente iconica. Questo è su un cartoncino lucido, ecco qua, Discord Number 5. Foto sul retro, ricordavo bene quella che c'è nell'inserto dell'altro disco. Eccola qui, il vinile è un... non capisco se è un rosa o un rosso, un colore abbastanza ambiguo, sì, è un rosa che tende al rosso fondamentalmente, anche se mi sa che dal video ti sembra più rosso a te. Con label gialla, il disco c'è scritto There is no place like home, e dall'altra parte Hi Harry, Hi Lyle, Never Forget. Qui si rivede l'upgrade dal punto di vista grafico, impaginato molto molto meglio, su base nera. Testi, e questo EP è composto da solamente 4 pezzi. Andiamo avanti con il sesto, ma non ultimo disco, Youth Brigade, Possible EP, Discord Number 6. Questo è uscito nel 1981, quindi ben prima che io nascessi. Questo è il retro, vinile nero con label nera, molto bello, ecco qua.
direbbero gli Agoraphobic Nosebleed, Black Ink on Black Paper. Messaggio all'interno del disco sul lato A: So tired of what we have heard. Continua sul lato B: But we gonna have the last word. Inserto, che all'interno del di questo inserto c'era già tutto il catalogo stampato della Discord, che poi è quello che vi ho appena fatto vedere. Come avevo preannunciato, c'è un disco bonus, un settimo disco, che sarebbe il disco Discord numero 0, The Slinkies, e il loro demo, che non era mai uscito. Era la band pre-Teen Idols, che aveva fatto solamente un concerto nel 1979 in un garage, dopodiché si sciolsero e si formarono appunto i Teen Idols. Il disco non era mai uscito e a catalogo Discord ci va come numero 0. Questa è la foto che c'è sul retro, immagino l'abbiano fatta prima di quel famoso concerto nel 79. Infatti c'è scritto recorded on cassette tape, quindi il loro concerto fu registrato con un playback di uno stereo, e se senti l'audio capisci anche il perché. By Andy Nelson in Jeff Parent's basement in Washington DC il 21 agosto 79, tre giorni prima del loro unico show. Quindi praticamente erano le prove registrate della band. Ah, nel primo pezzo, Go to Alaska, i testi sono stati scritti da Harry Garfield e Harry Rollins. Non la sapevo questa cosa. Disco nero con label bianca. Da una parte scritto Hey Zones e dall'altra We got our record out first. Come dargli torto. Molto molto bello l'inserto, che qui non doveva essere appunto fedele all'originale in quanto non era mai uscito. E quindi credo che ci sia tutta quanta la storia dei Slinkies. Ecco qua, con tutte delle foto di repertorio. Molto figo, questo me lo guarderò molto attentamente. E con questo, ragazzi, è tutto. Probabilmente questo video è durato più di tutto il contenuto dei dischi all'interno di questo box set, però dai, ci tenevo a farveli vedere per bene. Al momento questo box set non è più disponibile per essere comprato da Discord. Infatti ho visto che anche il post sotto al quale gli avevo scritto io è stato cancellato, sicuramente li avranno venduti tutti, e sono molto molto contento di aver fatto questo acquisto, che preso tramite loro non è stato neanche così dispendioso. Tra l'altro sono stati dei mega regas, perché hanno messo un prezzo basso nel valore del pacchetto, quindi di dogana ho pagato praticamente una stronzata, meno di 10 euro. L'unico modo per comprarlo al momento credo sia tramite Discogs, ce ne sono parecchi in vendita e con un investimento ce la si fa ad averlo. Se siete degli appassionati o se avete visto che il prodotto all'interno di questo video vi può piacere, vi consiglio di andarlo a prendere adesso, perché nel corso degli anni sicuramente il prezzo di questo box set aumenterà a dismisura. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, spero vi sia piaciuto questo video unboxing, chissà, magari farò dei video più dedicati su ognuno di questi 7 pollici. Le idee, i dischi sono tanti, il mio tempo molto molto meno. In caso ti sia piaciuto questo video ti invito a mettere un like, in caso tu non fossi ancora iscritto è il momento, penso, giusto di farlo. Grazie per essere stato con me e come al solito noi Regas ci vediamo molto molto presto. Dai!